Passiamo subito la parola all'assessore Valentina Corrado, assessore al turismo della Regione Lazio. Sì, e si prepara Vincenzo Cotugno per l'intervento successivo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. È un piacere per me essere qui oggi e voglio ringraziare Michelangelo perché quello che ha creato e sta continuando a creare è fondamentale per noi amministratori, assessori di regioni, insomma, importanti che hanno nella maggior parte dei comuni che li compongono proprio una realtà importante di borghi. La capacità che ha avuto Michelangelo è quella di creare una rete, la famosa rete della quale si parla spesso e sempre di più dopo la pandemia, una rete mista, pubblica e privata, una rete tra i vari livelli istituzionali, con una capacità di visione e di programmazione che mi hanno vista favorevole, ed è il motivo per il quale ho scelto come Regione Lazio di aderire a questa rete. È innegabile la strategia di sviluppo che c'è, l'avete ascoltato anche dalle parole, dalla presentazione del progetto, ma anche dalle parole di chi è intervenuto. La strategia di sviluppo che c'è dietro il progetto e che coincide con la visione è la strategia che ho avviato in Regione Lazio in qualità di assessore al turismo e agli enti locali. Ho questa duplice delega che consente benissimo, tra l'altro, come dire, il lavoro sinergico tra i due ambiti e sui territori. Ad un anno, diciamo un anno fa, quando mi sono insediata e ho avuto l'onore e l'onere, diciamo, di essere assessore di una delle regioni più belle ma anche più importanti del nostro paese. Una strategia che cerca di declinare quelle parole, un po' come diceva Osvaldo Bevilacqua prima: se la sostenibilità, la formazione, la digitalizzazione, se le istituzioni non fanno la loro parte creando gli strumenti, mettendo in campo e a terra in maniera concreta gli strumenti per gli operatori del turismo, per gli enti locali, rischiano di rimanere vuote, prive di contenuto. E il lavoro che ho avviato un anno fa in Regione Lazio è proprio questo, quello di mettere a terra in sinergia con gli operatori gli strumenti per operatori ed enti locali, a partire dalla semplificazione per favorire anche l'aumento di quella capacità ricettiva di cui abbiamo bisogno sul territorio regionale. E faccio un esempio nel Lazio. Io nel Lazio ho province che hanno una bassissima capacità di ricettiva e che hanno però bisogno di strumenti per poter creare ricettività compatibilmente però con il paesaggio di cui queste realtà sono formate. Ed è per questo che a 15 anni di distanza dalla sua approvazione ho rinnovato la legge quadro. La Regione Lazio si è dotata di una nuova legge quadro sul turismo che mette in campo appunto questi strumenti. Abbiamo stretto sinergia con le Proloco del nostro territorio e siglato un protocollo d'intesa con Umpli Lazio e ANCI, proprio mirata alla valorizzazione dei borghi, alla sinergia per valorizzare le mete meno note e poco conosciute, soprattutto in una regione che vive ovviamente la presenza della capitale d'Italia. Ed è una strategia che abbiamo declinato in ogni azione anche di marketing, mettendo in campo proprio strumenti e anche un piano programmatico in tal senso. Questo perché abbiamo la consapevolezza che il turismo è un'industria complessa ed è centrale nella nostra economia, ma per renderlo realmente centrale bisogna essere pragmatici, come ci diciamo spesso con Michelangelo. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese che è apprezzato a livello mondiale, come è stato riconosciuto, e che ha un potenziale enorme di poter vivere e contare su tante forme, su tanti turismi. E nel Lazio, il Lazio nel suo piccolo, tra virgolette, rappresenta un po' una piccola Italia, ma non basta più raccontare quello che abbiamo, non basta più dire e fare l'elenco delle bellezze e delle unicità. È necessario mettere in campo una sinergia, creare la sinergia ovviamente con gli operatori, per poter organizzare la destinazione, creare prodotti turistici integrati che consentano ai turisti di far trovare
le condizioni e i servizi per poter vivere le esperienze o per poter ritornare su una destinazione. E il turismo delle radici rappresenta un'opportunità per questo. Una strategia integrata anche per la ripresa del settore turistico dopo quello che ne è stato e ha vissuto dopo la pandemia, ma anche per la potenzialità che ha di puntare i riflettori sull'Italia meno conosciuta. Ha le potenzialità per contrastare lo spopolamento e non soltanto in termini di attrazione, capacità di attrarre investimenti, ma anche per far rimanere le giovani generazioni. Per attuare quelle forme di nomadismo digitale sulla quale anche noi come Regione Lazio siamo molto presenti e attivi, abbiamo una programmazione in tal senso, e l'esempio nella nostra regione è dato da un piccolissimo borgo che è Sette Frati, che è situato in provincia di Frosinone, nella Valle del Comino, una bellissima valle tra l'altro verde naturalistica, con il progetto Felicità Back Home. E su questo voglio ringraziare Claudia Bettiol che ha lavorato tantissimo per questo progetto, e questo progetto è proprio un progetto di rigenerazione del borgo, ma ha al centro proprio la ricostruzione di ponti generazionali fra le generazioni diciamo presenti sul nostro territorio e quelle degli italiani all'estero. Tra l'altro si parte proprio da Sette Frati perché è tra i primi comuni del Lazio che per percentuale ha la più alta percentuale di emigrati, diciamo con 631 iscritti all'AIRE e 698 residenti nel comune, oltre ad essere una bellissima perla del territorio e ad avere diciamo un sindaco anche lui molto operativo, molto attivo, molto frizzante, che è Riccardo Frattaroli, che voglio salutare con affetto. Quindi come vedete l'adesione alla rete non è un'adesione formale, data per forma o perché adesso va di moda parlare di turismo del ritorno, ma è un'adesione concreta, reale, pragmatica, che ho accolto perché si inserisce nella strategia che come Regione Lazio noi abbiamo avviato in questa stessa direzione. Concordo sulla necessità e sul fatto che anche le regioni, le istituzioni in generale debbano fare il loro per creare un humus da questo punto di vista sulla necessità di diffondere la cultura dell'accoglienza. Questo è un tema molto più ampio, non starò qui a sviscerarlo per ragioni di tempo, perché noi siamo chiamati come istituzione, in particolare come regioni, e questo è un invito anche che faccio ai miei colleghi regionali, con assessori regionali con i quali lavoriamo in sinergia anche nella conferenza, abbiamo bisogno anche di formare gli operatori. I sindaci sono fondamentali ed è fondamentale che nella rete ci siano gli enti locali, anche perché ci aiutano a trasmettere alle comunità locali l'importanza dell'accoglienza e l'importanza e la potenzialità che ha questo progetto. Ma è fondamentale che noi istituzioni interveniamo anche con, come dire, con solerzia rispetto alla formazione degli operatori. Formazione a 360 gradi, da quella base all'alta formazione, perché abbiamo bisogno anche delle competenze manageriali per poter rendere davvero il turismo centrale per l'economia del nostro paese. Quindi le sinergie sono fondamentali per il rilancio della destinazione, è fondamentale l'organizzazione della destinazione. Noi come regione abbiamo avviato un lavoro in sinergia anche con le DMO, da questo punto di vista, e creeremo presto, questa è una delle novità introdotte nella nuova legge quadro, anche una DMO regionale che si doterà appunto anche delle competenze manageriali, ed è fondamentale che garantire i servizi. Anche da questo punto di vista mi sento di dire che nella Regione Lazio siamo su un buon punto, abbiamo fornito ai tanti comuni, piccoli borghi del nostro territorio, garantito l'acquisto, noi come Regione Lazio, dei bus elettrici per garantire gli spostamenti ai fini scolastici e non solo. Abbiamo progettualità importanti sul PNRR rispetto alle infrastrutture, perché senza infrastrutture non c'è turismo, e questo è un dato di fatto. Vado a chiusura. Le sinergie sono fondamentali e la Regione Lazio è presente. Ho aderito convintamente a questo progetto e la Regione Lazio e io personalmente ci sarò sempre, perché come si dice, insieme
si va, non, secondo me, non soltanto più lontano, ma si producono effetti che sono più duraturi e che restano alle nostre comunità e sopravvivono alle persone. Grazie.